Riusciremo ad avere la supremazia politica? Oggi giochiamo a Seven Wonders Duel Agora. Ciao a tutti, giocatori, giocatrici e semplici curiosi. Noi siamo Giullare e vi diamo il bentornato nella nostra mansarda per un nuovo gameplay, che è qui anche grazie al supporto di tutti coloro che ci seguono su Patreon. E se anche voi volete aiutarci a continuare a crescere, portarvi sempre più contenuti, sempre più qualità, allora fate un salto nel primo link qua sotto in descrizione. E oggi sul nostro tavolo Ars Linea giocheremo a Seven Wonders 2 con la sua espansione Agora. Cosa succede in Agora? Praticamente il Senato, tutte le decisioni che verranno prese all'interno del Senato modelleranno quello che sarà il futuro delle civiltà. Ma attenzione, perché tra i bui corridoi ci saranno i cospiratori che cercheranno di fare molti sgambetti, quindi Occhio al batocio. E salutiamo Gerry Scotti che dice questa cosa. Lo metto sempre nei vlog, mi fa un sacco ridere. Come state vedendo, quindi apparecchiato sul nostro tavolo, con Agora noi abbiamo un nuovo pezzo di plancia che va ad unirsi alla plancia di Seven Wonders, e abbiamo delle carte con lo sfondo nero che sul fronte saranno bianche oppure nere, che rappresentano i nostri senatori e i nostri cospiratori. Altra differenza che c'è è che ci sono questi due segnalini che noi abbiamo scelto di inserire in questa partita, che otterremo come sempre con le carte scientifiche verdi, che vanno proprio a agire sui senatori cospiratori e sulle cospirazioni. E ancora ci sono due nuove meraviglie, che anche queste vanno proprio a lavorare assieme ai concetti introdotti in questa espansione. Una che è Knosso, che ce l'ho io, che mi dice che queste due meraviglie, a differenza di tutte le altre, hanno anche un bonus nel momento in cui vengono scelte. Nel caso di Knosso è che io metto un mio segnalino influenza in una delle camere del Senato a mia scelta, e io scelgo di partire qua giù. E nel momento in cui un giocatore ha più cubetti all'interno di una delle sei sezioni del Senato rispetto al proprio avversario, allora la sta controllando e mette il suo cubettino proprio qua in questo buchino che c'è. Quindi in questo momento io, e solo io, ho questo bonus che mi dà questa sezione di Senato, che poi vedremo a che cosa mi serve. Mentre io ho la Curia Iulia, e la Curia Iulia, che chi riesce a pronunciarlo vince già la partita, mi dice che prendo due carte dei cospiratori e ne scelgo una. L'altra, quando tutte le volte che si pescano carte cospirazione, quella che non viene scelta, il giocatore sceglie se metterla in cima oppure in fondo al mazzo la sua scelta. Io la metto in fondo al mazzo. E la metto qua, perché le carte dei cospiratori, a meno di particolari situazioni, non vengono subito attivate, ma bisognerà prepararla e poi si potrà attivare. Esatto, noi ultima cosa in più che abbiamo sono i nostri cubetti influenza, con cui andremo appunto a cercare di avere le maggioranze al Senato, e si introduce una nuova condizione di vittoria. Nel momento in cui un giocatore controlla tutte le camere del Senato, ovvero il suo cubettino piazzato qua nel buchino che c'è al Senato, allora vince immediatamente la partita. Così come se riesce a sopraffare militarmente il proprio avversario, oppure a sopraffarlo scientificamente raccogliendo sei simboli scienza diversi. Non staremo quindi più a spiegarvi tutte quante le regole di Seven Wonders. Vi diciamo che questa espansione è comunque combinabile anche con Pantheon, di cui già c'è il nostro gameplay qua sul canale, e se volete potete andarlo a recuperare, ma noi ora lo giocheremo solo con questa espansione. Certo. Che già. Quindi che già. Chi inizia, non l'abbiamo stabilito, facciamolo così, va. Dammi un cubetto. Aspetta. Vai, diciamo così, scegli una mano, questa qua, e inizi tu. Bumi! Quindi inizia Vale, perché poi appunto si scelgono le meraviglie, si crea la piramide delle carte, ma noi l'abbiamo già fatto. Ogni piramide avrà delle carte in più, perché per l'appunto ci sono le carte con il retro nero. Quindi inizia Vale, come sempre prende una carta e può fare. Io voglio subito iniziare prendendo la carta Senato. Una cosa in più che si può fare in questo gioco è con una carta qualsiasi, noi o la costruiamo o la scartiamo per avere monete, o la usiamo per costruire una meraviglia, oppure la possiamo usare per preparare una cospirazione che abbiamo davanti a noi, perché per poi poter essere attivate vanno preparate esattamente come le meraviglie, ma non ha costo farlo. Quindi la carta viene messa gratuitamente sotto la cospirazione e viene preparata così. Prego. Quindi io prendo la mia carta Senato. Una cosa delle carte Senato, ve la facciamo subito vedere in questo modo. Il costo delle carte Senato dipende da quante carte senatore o cospiratore noi abbiamo già, quindi la paghiamo in base a quanti ne abbiamo. Vale non ne ha ancora, quindi la prima è gratuita. E in più ci
indica anche in quale settore noi possiamo andare a mettere il nostro cubetto, a influenzare una parte del Parlamento, del Senato. Del Senato, sì. Allora, quindi Vale potrà mettere o spostare suoi cubetti influenza nella parte destra del Senato, spostarli da dove vuole, metterli soltanto nella parte destra. Quanti ne mette dipende da quante carte blu noi abbiamo. Con 0 o una carta blu, come indicato qua sul Senato, Vale può aggiungere o spostare, o anche un mix delle due, un cubetto. Avesse 2 o 3 carte Senato, carte blu, scusatemi, carte civili, allora potrà o aggiungere 2 cubetti, o spostare 2 cubetti, o anche un cubetto 2 volte, oppure mettere un cubetto e poi spostare un cubetto, che può anche essere quello appena messo. Con 4 fino a 3 volte. Questa carta qua, questo decreto qua, di cui io già ho il controllo, mi dice che io è come se avessi sempre più 2 carte blu al fine di questa cosa. Quindi potendo mettermi qua o qua, decido di mettermi qua, andando così a scoprire un tassellino che in partenza è coperto. Esatto, un decreto che non sappiamo ancora qual è. Ed è uno scudo, quindi Vale guadagna uno scudo e quindi avanza sul militare. Quindi in questo momento, essendoci solo lei ha il controllo di quella parte di Senato e tocca a me. E io scelgo di prendermi il cospiratore, visto che il cospiratore, come vedete, anche questo costa esattamente come i senatori, è considerato un senatore, quindi pago per quante carte bianche o nere ho già davanti a me, quindi per adesso 0, e poi scelgo o metto un cubetto dove voglio, quindi senza il vincolo della sezione di del Parlamento, del Senato, oppure pesco carte cospirazione, che sarà esattamente ciò che voglio fare io. Ne pesco 2, ne scelgo una. Boh, e me la metto qua, non mi piaceva nessuna delle due, diciamo pure così. Prego. Allora, io inizierò a pagare un soldino per venirmi a prendere questo vetro. Ok. Io invece pagherò 3 soldini per prendermi questa carta gialla, che è quella che mi dà lo sconto sull'acquisto dei mattoni. Quindi tutti quanti i mattoni che io vorrò acquistare d'ora in avanti mi costeranno 1 e basta, a prescindere da tutto quanto. Allora, io mi prenderò questa carta qua. Questa qua che si è liberata viene rivelata. Ne sono dei mattoni che a me frega poco, ora come ora. Tu non produci ancora pietre, però io mi vengo a fare il teatro, che non mi costa nulla, non ha costi, ha la mascherina, quindi sarà concatenato con un'altra carta, e comunque a fine partita, se non si raggiunge nessuna delle 3 condizioni di vittoria, mi dà 3 punti. Io guarda, spendo ancora una monetina e mi prendo, e mi prendo il giresto, mi prendo il maton. Ok. Allora, io sai cosa ti dico? Che questa qua la uso per preparare la mia cospirazione. Okay. Come vi dicevo, non ha costo fare questa cosa, io prendo la carta e la metto lì sotto. D'ora in avanti, quando vorrò all'inizio di un mio turno, non necessariamente il turno successivo, la posso attivare. Attivo la cospirazione, dopodiché faccio comunque il mio turno. Allora, io prenderò un altro mattone. Che sia mai rimanere senza... Allora, io il legno non lo produco, tu non lo produci, quindi io mi compro questa carta militare, che mi costerebbe un legno. Siccome io il legno non ce l'ho, allora pago 2 monete alla banca e posso comunque costruirla. Vale avesse del legno, la pago 1 moneta in più per ogni simbolo legno che Vale produce, comunque la pago 2. 2 e ti do il resto di 1. E avete visto, io ho scelto comunque di non attivare ancora la mia cosa. Prendo il legno. Allora, io questa qui la scarto per prendere monete. Quando si scarta per prendere monete, si prendono 2 monete più 1 per ogni gialla, quindi io prendo 3 monete. Aia. Scusami, ti ho dato un... Io spendo una moneta. Sei una rompiballe. Guarda, potessi fare... Ce li ho 2 vetri. Non sembra, ma... Non riesco. Perché tu hai... Tu produci il vetro, quindi a me il vetro già costa 3. 4, 5, 6, 7, niente, non riesco a farmi una meraviglia per rubarti il coso. Mi interessa attivare questa. Sarebbe divertente. Però mi brucio quella cosa lì e quindi non lo faccio ancora. Molto divertente. Quindi al mio turno io cosa faccio?
quella mi costa 2 e mi metto giù i bagni. Duel! Dai, mi pago 2 per la pietra che non ho e che tu non produci e mi costruisco anche i bagni. E ti rivelo quelle 2. Tra cui una, sapevo, è un senatore. Allora, io faccio una cosa molto intelligente, secondo me. Sì. Faccio una meraviglia. D'accordo. Ok? Io vorrei farmi questa. Ok. Ti serve allora, la carta, che la io carta... non la produco e quindi ti costa 2. 2. E mi prendo uno di resti. Poi ti serve il vetro che lo produci. Il ce l'ho. Il mattone ce l'hai, il legno ce l'hai, ti manca la pietra che ti costa 2. 2, ok. Io è bello quante risorse ho, 0. Però vabbè, bravo. E quindi... E quindi Vale, con una carta, si costruisce la meraviglia. Quella meraviglia cosa le dice la Curia Iulia? Che guadagna 6 monete, farà un altro turno immediatamente e inoltre può giocare immediatamente una cospirazione non preparata che ha davanti a sé. E quindi sei già una rompipalle. Prego. Ti distruggo una carta gialla. Sei una rompi... cioè una ne ho, una. Cospirazione, ho aspettato il momento giusto. Certo, eh. E in più Vale può spostare un suo cubetto. Posso? Sì. Non sei obbligato a farlo. Allora, se perde questo controllo, certo, qua, perde anche lo scudo, quindi torna indietro. Questo però... decreto qua invece dice che si ottengono nel momento in cui ve lo facciamo vedere, c'è anche per le carte di tutti i colori a parte le blu, che quando uno qualsiasi dei due giocatori fa in questo caso una meraviglia, il giocatore che controlla questo decreto guadagna tante monete quant'è l'era in corso. Quindi una moneta nella prima era, 2 e poi 3. Allora, e c'è anche idem per le carte verdi. Ho un altro turno. Sì. E io mi farò un'altra meraviglia. Sei una. Perché? Perché ho un altro turno. Ma cosa te ne frega? Ma mamma mia. Ho un altro turno. Mamma mia. E con quest'altro turno, dove la facciamo? Facciamo questa. Ero già pronto a buttare via le 3 monete che avevo. E poi ho un altro turno, Allora, questo ce l'ho, 2 legni ce l'ho, devo spendere 2 per la pietra. Per la pietra e quindi prendo il resto di 4. Mm. Ho un altro turno. Sì. Faccio un'altra meraviglia. Sì. Faccio un'altra meraviglia. Fammi pensare. Poi ho un altro turno tanto. Poi è un altro turno e faccio ancora una meraviglia. Dai, facciamo. Quindi usi quella per fare la meraviglia? Vabbè. Fammi vedere, aspetta. Perché io qua adesso questo ce l'ho, dovrei pagare 4 che ce li ho, ma sì. Quindi Vale, uso un senatore per fare la meraviglia. Pensa a te, che spreco. Quindi, carta abbiamo detto che ce l'ho grazie alla mia meraviglia qua. 2 mattoni ce l'ho, questi devo pagarli, mi costano 4, sì, perché mi costano 2 l'1. Sì. Prendo 3 monete, tu perdi 3 monete e faccio un altro turno. E mi faccio un'altra meraviglia, basta. E vabbè, prendo il senatore che mi costa 1 perché io ne ho già 1. Quindi paghiamo 1. Cioè non posso manco fare questa perché 2, non ho soldi. E posso metterla qua. Sì. Io andrò a vedere cosa c'è qua. E se io faccio quella ti do un'altra carta nera, ma si può? Aspetta, io col senatore però ne ho solo 1 e quindi 1 ne faccio. Sì, tu hai solo una carta rosa, sì, una carta blu, quindi puoi solo mettere un cubetto o spostare. Questa è molto bella perché vuol dire che quando... chi ha la maggioranza qua, quando uno scarta una carta per prendere soldi, ne prende 2 in più. E io ti sono obbligato a lasciarti quella, a prendere questa qua che mi dà 4 monete. Pensa te che schifo. Guarda, un cospiratore pure le lascio. Mamma mia quanto mi stai antipatica, Vale. Allora, io devo pagare 2. Io ho sempre la mia cospirazione qua pronta, ma non è ancora utile. Devo pagare 2, sono indecisa se aggiungere un cubetto o cospirare. Aggiungo un cubetto o cospiro? Tu cosa faresti? Non posso dirtelo perché siamo in fascia protetta. Cospiriamo, dai. Quindi pesca 2 carte, ne sceglie una. L'avessi lasciata sopra l'altra schifosa, così ma non ci aveva meno scelta. Che faccio conto magari di prenderle di nuovo io, prego. Cioè, ma io non ho niente. Posso fare qualcosa? Prendo finalmente una risorsa. Allora. Mamma mia. Okay, quindi avanzi col militare. Mi sa proprio che sta partita va malissimo. Pago una moneta e mi metto la cartiera. Allora, io farò che c'è una mia
meraviglia, poi facciamo un'altra meraviglia, poi facciamo un'altra meraviglia. Cioè non ho fatto niente. La scarto per forza, perché non posso prendere. Scarti per fare monete, ne fai 2 più 1 per ogni carta gialla che hai. Quindi 0 più 2 di questo, quindi prendi pure 4 monete. Diciamo così. A me farmi quella mi costerebbe 3, che non ho. Riesco a farmi una meraviglia. Chi lo sa. Riesco a farmi quella che mi dà un altro turno e che perdo. No, non riesco neanche a farla perché l'acqua mi costa 3. Scarto e prendo monete, via. Ne prendo 3. Che schifo di... Mamma mia, che schifo di era. Non ho fatto niente. Seconda era. Come avete visto, io non ho minimamente adesso giocato. Adesso si la mea, adesso utilizziamo comunque, la carta. Comunque, 7 carte. Questa adesso si fa la piramide al rovescio. Esatto, sì, c'è praticamente... E inizia Albi perché è quello più debole più. Militarmente. Sì, sì, questa regola non cambia. 3, 4, 5, 6... E 7, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ora sta a vedere che non c'è mezzo senatore nella riga in basso. Sta a vedere. Allora, già che sono due carte, come fa a esserci? C'è. Oh, c'è. Allora io mi prendo il senatore. Che avendone io già uno, mi costa una moneta. Io mi resto di due. E io quante carte blu ho? 2 più 2. Quindi avendone 4 più, io posso mettere fino a 3 cubetti o comunque fare tra cubetti e spostamenti 3 volte. E li posso fare solo nella sezione destra. Quindi io faccio 1, 2. Questo devo attivare a inizio turno. 1. 2 e lì chissà cosa c'è, sarebbe bello. Tra l'altro chi controlla poi il senato avrà dei punti a comunque a fine partita per ogni camera, se non finisce per altri motivi. Ti potrei togliere, se tu prendi anche solo uno scu che ora te lo prendi. Facciamo così, va? 1, 2 e 3. Quindi ti tolgo il controllo di questa e quindi perdi lo scudo che avevi guadagnato, sì. E torni indietro. Perché se no, se lei ne prendeva ancora uno, veniva qua. Non ve l'abbiamo detto, ma qua non si perdono più i soldi se si gioca con Agora, ma si piazzano, spostano, distruggono cubetti avversari sulla, sul senato. Allora, fammi vedere. Dai, facciamo. Tanto posso. Tanto sia che da tanto una io parte posso fare tutto. O dall'altra ti liberavo comunque una carta... Ok. Allora, fammi vedere. Sta 3. E tu quanto cavolo di legno hai, Vale? Madosca. Questa continua a non riuscire ad usarla. Cioè, potrei, ma no. Allora, mi prendo quel cospiratore pagando 2. E scelgo di venire a scegliermi ancora cospirazioni. Cospiratore. Proviamo, dai. Provo a prendermi questa. Questa la mettiamo sotto. Allora. Questa non è ancora pronta. Dai, io mi metto questa. Che ho il materiale, però ho anche la luna. Quindi va bene, ho tutto. Tutto quello che serve. Allora. Non riesco magari. Io... uso la mia cospirazione che avevo preparato all'inizio del mio turno. Quindi la carta che ho usato non importa, ma è un colpo di scena. Sposto un mio cubetto. Quando si parla di spostare cubetti sono sempre i propri. E in più distruggo due carte da qua. E io distruggo questa e questa. Ciao ciao. E quindi questa si rivela. Poi ti libero comunque quella, ma va bene. E sposto un mio cubetto. E io sposto questo. Olà. Spostiamolo qua, va? Così prendo il controllo di questa e guadagno uno scudo. Dopodiché c'è il mio turno. E il mio turno è pagare le 3 monete che ho per poter fare nuovamente fino a 3 tra piazzamenti e spostamenti al centro. E io faccio 1, 2 e 3. Quindi ho il controllo di questa. E ho il controllo di questa che vediamo cosa fa. Ah, questo decreto dice che io d'ora in avanti per le gialle scelgo una risorsa o le monete, e nel caso tutte le monete che costa quella gialla, e non le pago. Se ha un costo misto, tipo monete e risorse, sceglierò io o non pago le risorse o non pago le monete. Allora, io pago 3 monete. Ok. E mi prendo questa.
carta. Ok, allora, quindi il mio colpo di scena l'ho fatto. E aggiungo un cubetto dove voglio. E ancora questa volendo da preparare. Aggiungo un cubetto dove voglio e dove voglio. Cioè, io ho bisogno di risorse però, non ne ho. E stare per sempre la mia lady, na 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 na. Allora, io con questa mi preparo la cospirazione. Ok, va bene. E prego. Bene. E io non ho di nuovo monete, perché mi hanno detto che sto giocando bene. Io mi metto questa, due mattoni ce li ho. Vabbè, io ho una moneta, non è che sono messa meglio. Allora, io gioco subito la mia cospirazione, che mi dice che, estorsione, ti rubo una tua meraviglia non completata. In più, posso spostare un cubetto da qui. E sposto questo qua. Ok, come sei aggressivo. Dopodiché faccio il mio turno. Come sei aggressivo. E il mio turno è che non ho monete. E però prendo questa. Cavoli, lei se la può fare subito, d'amblè, perché c'ha tutte le risorse pulite. Qua. Quindi, 1, 2, questo viene rimosso e vale, oltre a fare poi 5 punti alla fine della partita, fosse ancora lì, può anche piazzare un suo cubetto dove cavolo vuole lei. E io perdo quello. Io non ho monete. No, e io ne ho sempre una ancora. Distruggo questa per fare monete, che ne faccio 3. 2 più 1 perché ho una gialla. Adesso di provare questa qua che richiede 2 pietre. Ogni pietra le costa 3 perché lei non le produce e via. Io non ho ancora fatto meraviglie, perché sono bravo. Allora. E ricordatevi che le meraviglie comunque se ne fanno 7. Quindi io è vero che ora ho 5 carte, ma tanto ne faccio al massimo 4. Dunque, io mi preparo la cospirazione. Ok. Io voglio farmi una. Questo mi costa 4! Non posso! Mado, se mi stai antipatica, Vale, quanto mi stai antipatica. Io quella non la posso fare, mi darebbe soldi, ma non la posso fare. No. Quella, eh no, perché tu il vetro ce l'hai, il legno, a me serve legno, e legno qua non ce n'è. E non posso toglierti quella là. Butto, scarto questa. E prendo altre 3 monete. Questa è libera anche, però. Vabbè. È che la verde a me quasi che conveniva lasciarla lì. Devo buttare forse via questa. Che tanto tu però quella non la puoi fare perché non hai abbastanza monete per comprarti la pietra. Yes. Facciamo che io scarto. E mi prendo dei soldini. E ne prendo 2. Ok. Allora, fammi contare. Allora, me li costa 4 il legno. Pietra ce l'ho. Il vetro mi costa 3, fa 7. Io c'ho 6. Okay. E allora mi faccio questa, che pago solo 4, però poi non faccio un altro turno. Faccio questa meraviglia. Per cui, due legni, due carte ce le ho, la pietra ce l'ho, mi manca il legno che mi costa 4, ti do 6, ti chiedo, lo sapevo che il legno era ripuccio, lo sapevo che il legno usciva lì, lo sapevo. Ma non è vero, se no non potrei. No, ma è forza. Allora, sfigato. Io continuo a scartare. Tu questo ce l'hai tutto? Quanti soldi hai? Sì, ho tutto, perché da qua produco una risorsa base a mia scelta. 2 soldi. E quella mi serviva per farmi il colosso di Rodi.
Allora, adesso che però io il legno lo prendo di qua, la pietra ce l'hai, però mi costa 3 il vetro. Non ho il controllo di quella! Antipatica! Oh, mi hai detto un po' troppo agitato, no? Ho fatto la meraviglia, non mi sono preso i soldini. Prenditi i soldini. 2 soldini. Quando si fa la meraviglia, chi controlla questo decreto, ricordatevi di prendere i soldi. Allora adesso i 4 soldi ce li ho. Prendi i soldi in base all'area in cui si è. L'ho detto. Non so, ora che ho i 4 soldini... No, lo so, mi faccio questa. Voglio fare questa meraviglia, usando questa carta. E la carta ce l'ho, il vetro no e mi costa 3. La pietra ce l'ho, il legno lo prendo di qua. Quindi faccio 12 monete e poi faccio un altro turno. E... ah, mi hai tolto quella maggioranza là. Vabbè, prendo comunque il senatore che mi costa 4. Perché avevo già più 4 carte. E io posso solo 2. Avendo io 2 carte blu, posso solo fare 2 tra piazza esposta. E io faccio piazza, che così riprendo questo controllo. E faccio sposta. E prendo questo controllo, tu però prendi questo. Ok, e io c'ho tanti soldi. 6, 7, 8, 9. Allora io metto il simbolino spada. Io ho fatto una meraviglia. Sì. Prendo 2 monete. Dove mi sono ricordato subito. Subitissimo. Subito. E io il turno spada, in cui ho fatto la meraviglia. Metto questo e vengo qui. Ok. Pago 4. Sì. E compro questo. No, ho questo. Non, ridammi pure i soldi. Non ma mi stai serve. Calmo, ma ho stai questo controllo. Solo, eh? Questa la posso mettere giù gratis perché costa 4 soldi. Ma io avendo il controllo di questo decreto, posso scegliere un tipo di cosa e scelgo le monete da non pagare. E quindi è gratis. Scusa. Cosa hai fatto? Scusa. Ho preso la gialla che era lì vuota. Io scarterò. Ok. Per prendere 2 4 monete. Perché non hai gialle, però perché hai quel decreto. No, però ho quel decreto. Però hai quel decretino. Allora, io potrei fare quella per stare tranquillo. Perché lì mi costa 2. Mi costa 2. No, facciamo così, che io prendo questa. Che tu però non hai. Io questa la metto anche giù gratis. Però se ti lascio quella e tu soldi ne hai tanti, vieni qua. E non mi piace. Però quella mi porta. Quello già 2. Allora, facciamo così. Mi faccio questa meraviglia. Che la pietra ce l'ho, il mattone lo prendo di qua, 2 vetri che grazie a questa carta pago 1 ciascuno. Faccio un altro turno e costruisco questa. Devo farlo al contrario. E costruisco questa, che la pietra e la carta ce le ho e il legno lo prendo di qua. E quindi facciamo 1 e 2. Ok. Fine. Fine. Facciamo lo schema della terza era e giungiamo alla fine della partita. Perché non le ho mescolate. Le avevo già mescolate tutte io prima di iniziare. Inizio con 2 carte, poi 3, poi 4, poi 5 e si scende. Quindi, 1 e 2. 1, 2 e 3. 1, 2, 3 e 4. Stiamo giocando tantissimo sulle verdi in questa partita, devo dire. Sì. 1, 2, 3, 4 e 5. Cosa fanno questi due? Non paghi mai i senatori né i cospiratori, sono tutti gratis. Questa, quando cospiri e peschi 2 carte, le prepari tutte e due, cioè le metti giù tutte e due e poi saranno comunque da preparare. Però non devi scegliere. No, no, cosa sto mettere... facendo? 4. Sì. Scusate, queste due mettiamole poi visibili visto che le abbiamo già viste. E 1, 2 e 3 e 1 e 2. Pardon, scusate.
Allora, io di queste due ne posso fare al massimo una. Tu hai sia mattoni che coso, io il sole non ce l'ho, il legno io lo pago carissimo. Aiuto. Scarto per prendere soldi, mi faccio la meraviglia. Sì, se ne può fare solo più una, eh. Sì, sì, lo so. Quindi, se io pago... Pago tanto però, pago 4 più 2, 5 per farmi quella meraviglia, ma lo faccio. E con questa qua... 5 paghi? Sì. Con questa qua mi faccio questa meraviglia, quindi il Colosso di Rodi non potrò farlo. Questa meraviglia mi dice che immediatamente piazzo un cubetto, poi posso spostare un cubetto. Cosa che in realtà non mi interessa fare. Io quindi piazzo solo il cubetto qua e ti tolgo la maggioranza. Qua? Sarebbe riuscire a cospirare, che sono tutte là le nere. Sono solo tre nella terza era le carte nere. Allora. E io ho fatto la meraviglia e quindi avendo questo guadagno tre monete. Scusate, non me lo ricordo mai che ho quel decreto. Quindi già prima quando ho fatto quello non ne ho prese due, ma non importa. Sono onesto, non le prendo più perché l'ho già fatto tipo quattro volte su tre, quindi. Allora, a me quelle tre pietre quanto costano? Costano tre l'una, perché io ne produco una. Ok. Allora. È anche vero che se la partita non finisce in uno dei tre modi, ce li ho. Militare, scientifico, politico, si contano i punti. 9 ce li ho. E io punti non ne ho. Ho 6 punti davanti a me. Vabbè, più le meraviglie. Spendo tutto quello che ho a 9 per farmi questo. Ma se andiamo ai punti vince Vale, eh. Quindi allora io posso, quelli mi dà una moneta per ogni rossa che ho e la metto giù gratis. Dai. No, non la metto giù gratis, la pago 1. La pago 1, quella la pago 1 e mi dà 2 punti. Dai, prendo questa che pago 1 perché devo comprare il vetro che lo pago 1 grazie a questa carta. La costruisco e siccome ho il controllo di questo decreto, ora siamo nell'era 3, guadagno 3 monete. Tadadada. E sono anche 2 punticini alla fine della partita. Io scarterò per prendere soldi. Ok. E ne prendo 2. Perché non hai gialle? Perché non ho gialle. Allora, io la botte non ce l'ho. Quella però mi dà anche 8 monete se la faccio. Ma farla mi costa. Mi costa assaissimo perché devo comprarmi o il legno o i mattoni che mi costano 4. Ma diciamo che la faccio, pago 4... e costruisco questa, che immediatamente mi dà 2, 4, 6, 8 monete. Il resto da prima. E 8. 8. 8 proprio costa, ma tu non le hai! Io non le ho. Scartiamo! E prendi 2 monete. Prendiamo 2 monete. Che nessuno ha il controllo di questo decreto. Allora, quella là mi dà 2 monete. E mi costa 2, quindi anzi mi costa 3, non ha senso farla. Sono un ignorante, c'ho sempre quella, risparmiavo soldi. Che stupido. Dai, sei già carico. Ma mi sono dimenticato del decreto, 2 volte di fila. Perché su un betè. Dai, la prendo. Quindi avendo io questa posso ignorare uno dei simboli e io ignoro una pietra. Così devo pagare solo il vetro, che mi costa 1, e poi guadagno 2 soldi. E farò anche 3 punti alla fine della partita. 2 ce li ho. 2 ce li ho. Devo pagare solo una pietra, che mi costa, abbiamo detto, 3. Sì, perché io ne ho una. Ok. E rivediamo questa, oppala, rivediamo solo questa qui. Ah, il capitello io non ce l'ho. Quella io la pago, l'ira di Dio, proprio, l'ira di Dio. E quindi quasi che te la scarto, perché te la metti giù gratis. Cioè, sì, c'è pure la concatenazione. Cioè. Quella là la pago
cara come il fuoco. No, la pago 2 in realtà e guadagno 4. Però ti libero anche un senatore. Però io faccio quella, tu fai quella. Siamo punto a capo. E lì. Dai. E se... Scusate, eh. È che io non volevo liberarti il senatore. L'unico Albi, modo che non ho i soldi che per giocarli, Albi. Grazie per avermelo fatto notare, tesoro. Allora costruisco questa. Di cui la carta ce l'ho, una pietra ce l'ho. Un mattone lo prendo di qua, devo comprare una pietra che mi costa 2 e guadagno immediatamente una moneta per ogni rossa del giocatore che ha più rosse, quindi 4 monete. Io lo scarto. Certo. E ci Hai prendo. Sempre una cospirazione da attivare, te lo ricordi? Sì, sì, me lo ricordo, sto aspettando un attimino. Ah. No, no. Però che faccio? Ti lascio di nuovo l'altro quello lì. Io, tu. Siamo punti a capo. Vai. Questa aspetta che mi sa che non la costruisco. Oh sì, devo pagare 4 e 1, 5. Dai, paghiamo 5. Paghiamo 5 e mettiamolo giù. Io scarto. Porca, oh. Miseriaccio. Hanno 2 monete. Mancava una monetina. Io prendo questa, che mi dà immediatamente 5 monete, la metto giù gratuitamente perché ho il simbolo concatenato. 5. Allora. Ho fatto una carta verde, mica mi sono preso sti soldi. Ma vedi che sono stupido. Vedi che sono stupido. Cioè, mi dimentico di prendere i soldi. Voi ricordatevene, per favore. Non fate come me, che non me lo ricordo. Vabbè, prendiamo la mano. Oh. Mamma mia. Era 2 ore che aspettavo di prendere questa, perché avendo io adesso 2 simboli scientifici uguali, posso prendere una di queste. E prenderò l'unica un po' furba in questo momento, 7 punti vittoria. Allora. Prendiamo questa, che ho tutto. Mettiamo okay. Qua. Prendo un soldo per ogni verde di chi ne ha di più, sei tu, quindi 3. Allora, io lì non so di quella. Allora, vabbè, io questa la metto giù gratis perché c'ho il simbolo concatenato, faccio 2 passetti in là. Allora, mi gioco la cospirazione. E prende una carta dall'ultima fila senza pagarla. 1, 2 e 3. E poi con il mio turno mi prendo questa. Mm-hmm. Quindi ho le 2 pietre che mi costano Non mi hai permesso di fare la vittoria politica. 6. Sì. Giusto, mi costa 6. Sì. Sì. E però tu la carta la produci da là, scusami. E niente, io allora vediamo di mettere giù questa, dove il vetro mi costa 1 e il legno o il mattone, indifferente, mi costano 4 e guadagno 5 monete. Quindi ho pagato 5 per avere 5, però poi saranno anche 5 punti. Ti do dare 5? Alla fine della partita. Allora, adesso un attimo, Io faccio questa, vengo qua. Che è uguale, perché sì. Però se ti lascio questa... Non dovrei lasciarti, perché se io vengo qua no, te ne tolgo uno. Non vinco. Non posso cospirare, al massimo aggiungo un cubetto, ma... La metto gratis perché l'elmo ce l'ho, quindi sì. Vado avanti di 2. E con quella lì Vale mi distrugge uno dei miei cubetti a sua scelta e poi sposta uno dei suoi cubetti. Indifferente. Mi puoi provare a togliere qualche punto. Mi distrugge, sì, o questo o quello. Ti tolgo questo. Sì. E io lo sposto da qua a qua. Sì. Ok, e così si è fatta quei 3 punti lì. Io ora potrei prendere il cospiratore, ma non mi serve a niente, perché al massimo aggiungo un cubetto da qualche parte. E sì, ti tolgo 3 punti, ma pagando 5 non... Cioè...
Però cospirare non mi serve a niente, fare meraviglie non mi serve a niente. Io pago 5 per giocarlo e aggiungere un mio cubetto qua e ti tolgo sta maggioranza e non fai quei 3 punti. Allora, a me la carta costerebbe... Una carta quanto mi costa? 4 non ce l'ho. Via. Quindi togliamoci dall'impiccio. E prendo 2 monete. E prendi 2 monete. Ed è finita la partita. Nessuno ha raggiunto né la vittoria militare, né la vittoria scientifica, né la vittoria politica. E quindi, penna ce l'ho io qua. Anche no, ma tu avevi veramente una paura. Ma non mi hai permesso di farlo. Non mi hai permesso di farlo. Sei stata molto brava. Di decreti non ve l'abbiamo detto, ma ce ne sono tantissimi nella scatola. Vengono messi giù a caso all'inizio della partita e... Cicca. Allora, si parte a conteggiare le carte blu. Io faccio 6 punti con le carte blu. E tu là ne fai 7, 7, 14, 24, 29. Hai contato bene? Sì. Che sei fuori? Sì. 10. 7, 7, 4, 6, 4, 10. Mi hai visto questo? Sì, okay. È il primo che ho contato. Io carte 6. Verdi. Carte sei. Verdi? No, scusami, per le carte verdi io faccio 7 punti. 7 e tu fai 0. Gialle. Per le carte gialle io faccio 3, 6, 9 punti. E fai 0. Sì, ma io ho meno punti gilde, di te. Gilde. Allora, con le gilde io faccio un punto per ogni rossa del giocatore che ha più rosse. Che sei tu che ne hai 6, se vedo bene. 7. Non di più, 1, 7. 2, 3, 4, 5, 7. Io faccio 7 più 5, 12 punti con 12. Le gilde. E tu con le gilde fai 3 punti. Ma dove ti sei impegnato, Ma stai zitta. Poi, quello è se stessimo niente, usando il Pantheon, ma non lo usiamo. Meraviglie. Io dalle meraviglie faccio 10 e 6, 16. E tu fai 5. Come 10, ah no, 6. Questa non l'ho fatta, scusami. 13 e tu fai 5. Ho sbagliato! Fai 7 punti dal gettone. 7 punti dai gettoni. Soldi, io faccio un punto. Io ne faccio 3. Perché ogni 3 soldi è un punto. Militare. Tu fai 10 punti, io 0. E al Senato io, solo io faccio punti e ne faccio 1 più 2, 3 più 3, 6, 7 punti. Per scapite. Ma Albi... C'ho la somma io o la fai tu? No, faccio io, tanto. E beh, le cospirazioni sono belle, cioè fanno tante cose, ti rubi metà dei soldi all'altro, ti prendi uno dei gettoni rimasti fuori e te lo giochi come se fosse tuo, levi un gettone di qua o all'altro giocatore, glielo annulli, scambi verdi e blu con l'altro, prendi una delle carte eliminate a inizio partita e la giochi gratis. Questo qua aggiungi, togli, muovi cubetti, rubi le carte grigio o marrone all'altro, distruggi le blu all'altro, ti dà 2 scudi. Questa è molto carina al accessimento perché tipo fai così, sposto questa qua e io adesso ho 2 decreti miei e qua non c'è nessun decreto ma vale comunque i punti e serve comunque per il controllo politico. Tu guadagni tante monete quanti sono i tuoi cubi, l'altro le perde e con questa distruggi una meraviglia costruita dall'altro. Così ve le abbiamo fatte vedere tutte quante le carte. E se vi interessano le nostre impressioni troverete qui il nostro diario in cui ne parleremo e uscirà venerdì, se pubblicheremo questo video quando credo che lo pubblicheremo, ovvero dovrebbe essere mercoledì e quindi dopodomani troverete anche il vlog, però vi diciamo che ci è piaciuta per quanto lo diventa un po' più da giocatori esperti. Vale, conta le dita, tanto ha vinto. Ma fa brodo, ma cosa dici? 64 tu e 47 io. Ma com'è possibile? Ma hai fatto tantissimi punti con le qua e basta, tu hai fatto punti qua, hai fatto punti qua, hai fatto punti qua. Vinto! Avessi preso tutti i soldi che non ho preso, sì. Quanto vincevo in più. Comunque, signore e signori, questo è Seven Wonders Duel con l'espansione Agora. Noi come sempre vi ringraziamo per essere stati qua con noi. Se il gioco vi piace, qua sotto in descrizione trovate un link dove poterlo acquistare e anche in questo modo supportarci e aiutarci a crescere. Noi come sempre vi ricordiamo che qui a Casa Giullari si gioca per giocare. I Giullari vi salutano e che il gioco sia con voi. Ciao!